Ciao a tutti da Oxford, qui è Sera, stiamo facendo questo video che voi vedrete in differita a Catanzaro e Nicola mi ha gentilmente invitato oggi e mi ha chiesto di dare una visione sociologica sul tema della giornata, quando i numeri mandano in crisi. Bene, ho deciso di approfittare di questa occasione per presentare il mio nuovo libro che è uscito ieri, che parla tanto di numeri, ma spiega anche quali tipi di numeri stanno mandando in crisi il nostro paese in questo particolare momento storico. Innanzitutto mi fa molto piacere oggi poter parlare agli studenti del Liceo Scientifico Siciliano e agli altri studenti che si trovano in sala, perché io stesso sono stato uno studente di questa scuola qualche anno fa. E pur essendo un sociologo ho sempre pensato che i numeri siano molto importanti, quindi tutte le mie analisi, tutto il mio lavoro accademico qui ad Oxford e il lavoro che faccio con altre persone si basa molto sui numeri e sulle percezioni che le persone hanno di questi numeri. I miei interessi principali, i miei interessi di ricerca, quello che insegno, sono lo stato sociale, quindi per stato sociale intendiamo tutte le politiche di welfare che vi trovate davanti ogni giorno, dalle pensioni al lavoro, dalla sanità alla scuola, a tante altre cose che si muovono intorno alla vostra vita e che vengono fornite dallo Stato attraverso le tasse. Il secondo tema del quale mi occupo con passione è quello delle disuguaglianze e di capire perché le disuguaglianze impattano sulle vite delle persone e in quale maniera le disuguaglianze cambiano i profili sociali delle persone. E infine mi occupo di capitale sociale, che è il capire per quale ragione le persone si mettano insieme per fare delle cose oppure meno. E non so se lo sapete, ma nel meridione c'è pochissima propensione all'agire collettivo, pochissima propensione a fare le cose insieme, e questo è un tema che mi ha sempre interessato molto. Il libro che vi voglio presentare oggi si intitola Chi troppo, chi niente, cioè chi riceve troppo e chi riceve niente. E diciamo che lo scopo del libro è quello di fornire un programma razionale di spiegare perché ridurre le disuguaglianze in Italia significherebbe concretamente rendere il paese più efficiente. Quindi l'idea non è quella di ridurre le disuguaglianze solamente perché crediamo che sia una cosa positiva o che serva perché siamo ideologicamente convinti che sia la cosa giusta da fare, ma perché ridurre le disuguaglianze significherebbe concretamente rendere l'Italia oggi un paese più efficiente e produttivo. E cercherò di spiegarvi brevemente perché, da dove deriva questa mia convinzione e come declinare un programma di riforme che guardi all'uguaglianza. Il libro è diviso in quattro parti. La prima illustra la gravità delle disuguaglianze in Italia. E qui voglio aprire una piccola parentesi. Quando parlo di disuguaglianza non mi riferisco solamente alla disuguaglianza economica, quella più facile da comprendere, cioè la diversità di reddito e di ricchezza fra le persone nel paese, ma mi riferisco anche alla disuguaglianza di opportunità, cioè il fatto che l'essere nati in una certa famiglia garantisce alcune possibilità che non vengono garantite a delle altre. Bene, nel libro spiego perché le disuguaglianze in Italia sono cresciute a tal punto da rendere il paese inefficiente. Vediamo come rendere le cose in maniera semplice. L'Italia è il secondo paese più diseguale d'Europa a livello di ricchezza dopo il Portogallo. L'Italia è il paese più immobile a livello sociale. Ciò significa che la migliore spiegazione del lavoro che riuscirete a ottenere è quella di vedere a qual è il lavoro di vostro padre e vostra madre. Capite bene che questo in una moderna economia di mercato non funziona, perché dovremmo cercare di far progredire le persone sulla base delle loro capacità e non sulla base di quello che i loro genitori hanno fatto in passato. Quindi avere un paese così disuguale, così immobile socialmente, significa concretamente sprecare talento, perché ci sono tante persone capaci che non riescono ad ascendere socialmente o ad avere la carriera che meriterebbero e a produrre di più per il paese solamente perché sono nati in una famiglia povera o perché i loro genitori non avevano studiato. Esistono altre sfaccettature della disuguaglianza e penso che quella più interessante da spiegare oggi è quella sulla ricchezza. Cioè, l'Italia è uno dei paesi in Europa nel quale si tassa meno la ricchezza. E oggi è sempre più difficile riuscire a raccogliere i fondi necessari per mandare avanti la macchina sociale, lo stato sociale del quale vi parlavo in precedenza. Quindi diciamo che nel libro propongo di tassare con più forza la ricchezza e di ridurre la tassazione sul reddito e sulle imprese in modo da
permettere alle imprese e alle persone di essere più produttive, prendere questi soldi ed intervenire in 5 campi specifici. Bene, in questi 10 minuti non avrò la possibilità di spiegarvi quali sono questi campi specifici di intervento, quindi spiegarvi esattamente le riforme che penso siano necessarie, ma posso spiegarvi attraverso quali settori della vita sociale penso sia più efficiente ridurre le disuguaglianze per migliorare il nostro paese. Bene, il primo campo è quello degli ordini professionali. In Italia gli ordini professionali sono costruiti in un modo che non favoriscono la competizione e l'ingresso di nuovi professionisti sul mercato. Il secondo problema è nella previdenza sociale, cioè spendiamo più della metà della nostra spesa sociale nelle pensioni e non spendiamo quasi nulla per garantire un lavoro o per riformare quei lavoratori che hanno perso il loro lavoro o ancora per proteggere quei lavoratori che vivono in condizioni precarie. Pensate a Catanzaro, quello che è successo nei vari call center. Nel momento in cui una persona si trova a perdere un lavoro anche sottopagato come quello del call center, non esiste nessun meccanismo sociale che possa garantire il reddito per un periodo di disoccupazione alle persone. E questa è una cosa che è molto diversa rispetto a tanti altri paesi europei nei quali esiste una protezione minima per le persone che perdono il loro lavoro. Il quarto campo di intervento è quello della coesione sociale, è stato illustrato da molti studiosi, anch'io ho lavorato molto nel tema, che ridurre le disuguaglianze significa rendere una regione, un paese più coeso socialmente, più diciamo con delle comunità più forti, e questo è qualcosa di abbastanza importante nella situazione che stiamo vivendo. Non so, ma si sente spesso parlare di queste comunità slegate o di persone che non vivono insieme, non si impegnano insieme. Bene, la ragione principale che porta le persone ad essere meno cooperative è la disuguaglianza. Questo perché se le persone si sentono più distanti, meno vicine a livello di reddito, di abitudini sociali, di formazione, sono meno capaci di agire insieme. E l'ultimo campo di intervento nel quale mi interrogo nel libro è quello del federalismo, cioè rendere e costruire la struttura federale permettendo alle regioni più deboli di responsabilizzarsi, di diventare più efficienti, ma allo stesso tempo di garantire i servizi di base necessari alla vita civile. E pensate a tutto quello che succede in Calabria nella sanità e a tutti i disfunzionamenti che abbiamo. Ma nel libro non mi interrogo solo sulle politiche, mi interrogo anche su due altre cose. Come vi dicevo prima, dove troviamo i soldi? È molto bello parlare di riforme, lo fanno in tanti, ma come riusciamo a trovare i soldi per riformare il paese? Bene, la mia proposta è molto semplice: bisogna tassare con più forza la ricchezza e bisogna a livello europeo continuare a colpire e a cercare di colpire le imprese multinazionali che evadono la tassazione continuamente e prendere questi soldi e utilizzarli per ripagare il nostro debito e per continuare a provvedere i servizi necessari, i servizi sociali dei quali vi parlavo, come la sanità, per permettere al paese di continuare a vivere in maniera civile. E l'ultimo punto sul quale cerco di fare chiarezza nel libro è dire: ma chi sono le persone che dovrebbero scegliere e votare un programma indirizzato all'uguaglianza e per quale ragione dovrebbero farlo? Bene, è molto semplice, torniamo a parlare di numeri. In Italia ci sono 47 milioni di votanti, nel libro sostengo che almeno 25 milioni di essi avrebbero tutto l'interesse a votare il programma che ho cercato di sintetizzarvi in questi pochi minuti di conversazione. E chi sono queste persone? Queste persone sono gli 11,6 milioni di pensionati che guadagnano meno di 1000 euro al mese, sono i più di 3 milioni di disoccupati che oggi si trovano a non avere un lavoro, sono i quasi 4 milioni di lavoratori atipici che hanno occupazioni saltuarie o comunque con le quali è difficile riuscire ad avere un reddito continuo e a vivere decentemente, sono tutti lavoratori in nero che soffrono condizioni di lavoro terribili, specie nel nostro mezzogiorno in Calabria, e infine sono le persone che guadagnano meno di 1200 euro al mese, cioè coloro che stanno ben al di sotto della media nazionale, che ogni giorno faticano a sbarcare il lunario. Bene, se ci fosse un partito politico, e oggi sentiamo tanto parlare di problemi di coalizione e di governo, che proponesse questo programma ai suoi elettori in maniera chiara, trasparente e netta, ci sono almeno 25 milioni di persone che avrebbero l'interesse a votare per questo programma. Adesso volgiamo al termine, vi saluto, sono all'Albion Beating, questo è uno splendido posto
a Oxford quello che qui si chiama bookshop, è una libreria e caffè, che abbiamo diverse persone che fanno le loro attività. È stato anche abbastanza difficile parlarvi per i rumori di sottofondo, ma da questo luogo centrale di diffusione della cultura e discussione qui a Oxford vi saluto e spero di essere presto a Catanzaro per presentare il mio libro dal vivo e magari incontrare anche qualcuno di voi. Ciao.